Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. Dopo Melchior. Sogno in più, la curva si innamora del cuore rosso blu, quando giochi tu, è un'emozione in più che ci regalerai. Un grido dalla curva, forza Crotone. E buonasera a tutti dal circuitospreaker.com, dai microfoni di RDA Radio 1, Radio Stap, Radio Ballerina One ed altre emittenti che replicano le nostre trasmissioni, da parte di Antonio Milano. Buonasera dalla conclusione dello stadio comunale Ezio Scila di Crotone. La mia voce vi giunge da Roma, ma ho partecipato in via streaming alla partita e chiaramente al suono e al grido di Giovanni Monte, speaker ufficiale dello stadio comunale Ezio Scila, al grido della liberazione del primo gol ancora una volta realizzato da Nuan Cosimi e con la sua ovazione proprio a Nuan Cosimi, la voce che grida Nuanco, 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 e poi chiaramente il pubblico al seguito Simi, Simi, Simi. Bene, sì, la partita si è conclusa con il risultato di 2-0. Prosegue il cammino positivo del Crotone alla guida di Giovanni Stroppa. Ci si allontana passo dopo passo dalla zona play-out, si arriva a quotare 33 punti, tre punti fondamentali vista anche la sconfitta interna del Livorno contro la Cremonese per 3-1.
e poi il crollo del Padova in casa contro l'Ascoli per 2-1, il pareggio tra Brescia e Verona per 2-2 e il pareggio tra Venezia e Cittadella per 1-1. Invece il risultato di Spezia e Salernitana è terminato per 2-1 a favore dei padroni di casa, nonostante il vantaggio iniziale della Salernitana. Restano fuori ancora da giocare Lecce e Cosenza, che saranno giocate domani rispettivamente alle 19, Pescara-Palermo alle 21. Con uno sguardo ai risultati che, ripetiamo, vedono nella giornata odierna esattamente la 31esima del campionato di Serie B 2018-2019 il seguente catalogo, anzi calendario calcistico: Padova 1, dunque Ascoli 2, Verona 2, Brescia 2, Benevento 3, Carpi 1, Venezia Cittadella 1-1, Livorno 1, Cremonese 3, Crotone 2, Perugia 0, Spezia 2, Salernitana 1. Rimarranno fuori ancora per un giorno Lecce e Cosenza e Pescara e Palermo. E il Crotone avanza dunque, e con i risultati di quest'oggi questa la classifica: Brescia solitario a 54 punti, incalzato dal Lecce che ancora deve giocare la sua partita a 51, e dal Palermo che deve sempre giocare la sua partita a 50 punti. Poi Verona 48, Benevento 47, Pescara 45, Perugia 44, Spezia 43, Cittadella 42, Ascoli 36, Cremonese, Cosenza e Salernitana quota 35, il Crotone a due passi a quota 33, e poi zona playout: Livorno e Venezia 30 punti, Foggia 27, Padova 24 e Carpi 22. Passiamo ai commenti dunque. Si cambia un po' la pagina della giornata calcistica numero 31 in questo campionato nazionale di Serie B, con il Crotone che vince 2-0 contro un Perugia allenato da Alessandro Nesta, che si fa vedere poco, ma quel poco che si fa vedere è del tutto impreciso e fuori misura, nonostante abbia dovuto poter far impensierire con incursioni di Omar Sadiq, di un Mazzocchi in area di rigore che comunque sono state ben neutralizzate da Cordaz e dai difensori del Crotone. La partita si accende un po' nella metà del primo tempo e soprattutto poi nel finale del secondo tempo, subito dopo il raddoppio del Crotone. Il Crotone dunque termina la sua partita per 2-0 contro il Perugia, grazie alla rete segnata nel primo tempo al 35esimo con Nuan Cosimi su assist di Ahmed Ben Ali, e all'81esimo nel secondo tempo
a 9 minuti dal termine dei tempi regolamentari su assist di Nuan Cosimi, raddoppia Andrea Barberis. Formazioni in campo dunque per la formazione di casa allenata da Giovanni Stroppa. Scendono in campo Cordaz, Curado, Vaisanen, Golemic, Sampirisi, Barberis, Benalì, Zanellato, Firenze, Nuan Cosimi e Stefano Pettinari. A sua disposizione in panchina Cuomo, Festa, Gomert, Carbo, Latella, Maciac, Marchizza, Molina, Mraz, Tripaldelli, Tripicchio e Vaglietti. Risponde la formazione allenata da Alessandro Nesta, la formazione umbra del Perugia, con Gabriel, il portiere brasiliano, tra i pali, poi Mazzocchi, Rosi, ex di turno, Gomber, Sgarbi, Michael, Verre, Dragomir, Carraro, Umar Sadik e Melchiorri. A disposizione di mister Alessandro Nesta, Bianco, Bizzarri, Cremonesi, Eliamic, Falasco, Falzerano, Quan, Quang Song, Moscati, Perilli, Ranocchia e Vido. E passiamo ai commenti della partita. Il Crotone continua la propria striscia positiva e batte il Perugia con un gol per tempo. Apertura delle marcature da parte di Nuan Cosimi su assist di Benalì. Chiude Barberis su assist di Nuan Cosimi. Gli umbri hanno avuto le migliori occasioni a inizio ripresa, ma non sono riusciti a concretizzare. Una partita più bella nel primo, meno bella nel secondo tempo. La sfida dell'uscita oppone i calabresi in lotta per evitare i play-out agli umbri, i quali sono in zona invece play-off. Nella gara di andata il Perugia si era imposto per 2-1 con il gol di Verre, il pareggio momentaneo di Simi e l'autorete dello stesso Nuan Cosimi, che si è fatto perdonare pienamente nelle ultime 5 partite, segnando ben 6 gol e dando anche degli ottimi assist che per i propri compagni hanno significato alcune reti molto molto pesanti per le squadre avversarie. Logicamente Nuan Cosimi concretizza con oggi la sua 12ª rete in campionato. Questo nigeriano ribattezzato il CR7 calabrese, che aveva fatto sognare la salvezza anche alla guida di Walter Zenga nella passata stagione di Serie A con la rete del pareggio contro la Juventus, da dove ha preso poi il soprannome di battesimo di CR7 calabrese, ma certamente un giocatore che merita per tutti i suoi sforzi. Si è parlato in questi giorni anche degli occhi della Lazio su di lui. Bisogna verificare le fonti e certamente il parametro zero dell'offerta della squadra biancazzurra romana. Nel turno precedente vittoria per entrambe le squadre. Il Crotone ha espugnato il Carpi, il Perugia ha regolato invece il Livorno. La formazione del Crotone è con un modulo 3-5-2: Cordaz, Curado, Vaisanen, Golemic, Sampirisi, Barberis, Benalì, Zanellato, Firenze, Simi, Pettinari. A disposizione Festa, Latella, Cuomo, Maciac, Tripaldelli, Tripicchio, Gomert,
Garbo, Marchizza, Molina, Vaglietti e Mraz. Risponde il Perugia di Alessandro Nesta con un modulo 4-3-1-2, Gabriel tra i pali, Rosi, Gionber, Sgarbi, Mazzocchi, Kingsley, Michael Kingsley, Carraro, Dragomir, Verre e Umar Sadik, Melchiorri, allenatore Bizzarri, Alessandro Nesta per la sua panchina a disposizione di Nesta, Bizzarri, Perilli, Eliamic, Bianco, Vido, Ranocchia, Cremonesi, Moscati, Falasco, Falzerano, An e Quan. Chiaramente il giocatore orientale entrerà diciamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco nella sostituzione del Perugia e chiaramente potrà impensierire, ma sbaglia di netto nel momento in cui si avvicina di fronte a Cordaz, non riesce ad inquadrare bene la porta e quindi il tiro sbilenco termina di oltre un metro e mezzo verso la bandierina anche del calcio d'angolo e quindi si spegne l'occasione per la squadra allenata da Nesta. Squadre con l'attesa che cresce allo stadio comunale Ezio Scida, inizia finalmente il tempo con un cross di Firenze al centro dell'area, Sgarbi allontana di testa. Al settimo è sempre un po' nel primo quarto d'ora più vantaggio per il Perugia nel possesso di palla, la discesa di Mazzocchi al settimo che prova a crossare con il destro, la misura è sbagliata e si riparte con la rimessa da fondo campo per i padroni di casa. Verre al quattordicesimo vede taglio di Sadik, Golemic contrasta favorendo l'uscita di Cordaz. Al diciassettesimo giocata di Simi che allarga per Firenze che mette in mezzo ma non trova alcun compagno. Zanellato ci prova al diciannovesimo, lancia per Pettinari, l'aggancio è difficile, la sfera finisce in fallo di fondo. Le squadre sono leggermente lunghe in questa fase, siamo al ventesimo, al ventunesimo la prima occasione ghiotta per il Perugia, con un pallone in aria, Sadik calcia al volo, il sinistro termina sopra la traversa. Un richiamo a Ben Ali al ventitresimo da parte dell'arbitro, arbitro che ripetiamo è Daniele Minelli. E Ben Ali rischia l'ammonizione nel mandare a quel paese il segnaline che assegna il fallo laterale al Perugia, mentre evita di fischiare la punizione ai danni di Ben Ali. Entrata fallosa di Zanellato ai danni di Verre al ventiquattresimo, poi è Ben Ali per Pettinari, uscita tempestiva di Gabriel al venticinquesimo, al ventiseiesimo viene fischiato un outside per Melchiorri, al ventottesimo ci prova Kingsley per la squadra ospite e con l'azione in ripartenza, ma calcio da fuori area, non trova lo specchio di porta. Al trentesimo proteste del Crotone per un presunto tocco di mano di Carraro in area di rigore, si vedrà dal replay che certamente il fallo c'è stato ed è una grossa svista per l'arbitro che nega la gioia del rigore al Crotone.
al 31esimo su calcio d'angolo in favore del Perugia. Curado riesce ad anticipare Sadik, nulla di fatto per la squadra ospite. Al 33esimo ci prova Zanellato che entra in area al doppio passo, poi pallone al centro area dove libera la difesa umbra. 35esimo, Sadik rientra tardi dalla posizione di offside e poi dagli sviluppi nasce il gol del Crotone. La rete è di Simi, i padroni di casa vanno in vantaggio su azione Pettinari, Benalì che lancia un assist proprio che Simi non si lascia scappare e di piatto destro fa terminare la palla sotto l'incrocio dei pali. Crotone 1, Perugia 0. Al 36esimo sono 7 gol nelle ultime 8 gare per l'attaccante nigeriano. Pressione alta dei rossoblu sui portatori di palla del Perugia. Fallo di Sgarbi su Sampirisi, siamo al 39esimo nella metà campo dei calabresi e sugli sviluppi un colpo di testa di Simi, lo stacco imperioso del 25 rossoblu, però il pallone termina fuori di poco. Ancora un colpo di testa di Simi che impensierisce la squadra perugina e dei padroni di casa e per poco non raddoppia sempre lo stesso Simi. Al 42esimo cross di Alejandro Rossi, Curado allontana la sfera. Destro di Verre, siamo al 44esimo, Sadik scarica per il compagno, il tiro viene bloccato da Cordaz in due tempi, viene concesso un minuto di recupero e poi le squadre vanno a riposo con il risultato fermo sull'1-0 per i padroni di casa. Da parte di Antonio Milano questa è l'edizione di M91 qui Crotone, il post di Crotone Perugia con i commenti finali e si va alla ripresa praticamente con il risultato cambiato al 35esimo con la rete di Nuan Cosimi che porta in vantaggio la squadra rossoblu per 1-0. Si riparte al 46esimo con il primo cambio nel Perugia, il giocatore proveniente dall'Oriente che rileva poi Melchiorri. Al 46esimo subito il nordcoreano prova ad alzare il pressing, al 48esimo già si vedono delle incursioni di questo giocatore, al 49esimo poi arriva un cross di Marco Firenze sul secondo palo per Benalì che viene anticipato in corner, al 50esimo tiro cross di Pettinari dalla sinistra, la difesa del Perugia in qualche modo riesce a salvarsi, al 50esimo poi viene ammonito Zanellato per un fallo proprio sul nordcoreano, l'attaccante va vicino al pareggio al 53esimo allargandosi a sinistra, poi rientra e calcia sul secondo palo che la palla termina fuori di poco. Grande parata di Cordaz un minuto dopo su Sgarbi, il difensore gira a rete, il portiere riesce a compiere una prodezza e salvare il risultato. Al 55esimo Rossi ferma Benalì con un fallo tattico, Verre riceve da Sadik, al 57esimo la sua girata di sinistro viene respinta dalla difesa calabrese, Stroppa richiama i suoi giocatori che stanno subendo un po' troppa pressione da parte del Perugia e il ritmo del Perugia con l'alzata di baricentro mette il Crotone un po' sull'attenti e in ansia.
al 61esimo un cross di Kingsley attraversa tutta l'area di rigore. Viene ammonito al 62esimo Dragomir per un fallo su Curado. Arriva il primo cambio del Crotone con Maciac che rileva Pettinari. La battuta di Barberis con la deviazione in corner un minuto prima. Al 66esimo è Gomber che ferma Simi in corner. Al 67esimo ancora un cambio nel Crotone. Salvatore Molina rileva Niccolò Zanellato. Al 68esimo ci pensa Alessandro Nesta a cambiare qualcosa nella sua squadra. Entra Falzerano ed esce Dragomir. Al 69esimo timida protesta per un presunto tocco di mano in area di rigore del Crotone. L'arbitro lascia proseguire. Il replay rivelerà che il fallo comunque effettivamente c'era e quindi viene negata la possibilità alla Crotone di usufruire del penalty. Al 70esimo corner per il Crotone, si ribaltano i fronti sugli sviluppi e certamente al 71esimo anche gli ospiti usufruiscono di un corner. Ammonito Sampirisi al 73esimo, comportamento non regolamentare. Manca un quarto d'ora al 90esimo, viene fischiato un fuorigioco a Falzerano, siamo al 76esimo. Minelli richiama Firenze che protesta contro la decisione arbitrale, siamo al 78esimo. All'80esimo Carraro ferma la conclusione dal limite di Maciac. All'81esimo il pressing del Crotone aumenta e il Crotone riesce a raddoppiare sugli sviluppi di un'azione con Barberis che apre e chiude un triangolo con Simi, poi batte Gabriel di sinistro. Doppio vantaggio dunque per i calabresi che all'82esimo vedono un Perugia un po' in difficoltà. Fallo di Molina su Kingsley, punizione per il Perugia da fuori area. Arriviamo all'84esimo, all'85esimo per il Perugia ci prova Mazzocchi con una punizione sopra la barriera. Cordaz è immobile, il pallone termina fuori di pochissimo. L'ultimo cambio per gli uomini di Alessandro Nesta, entra Vido ed esce Verre e successivamente poi per il Crotone arriva pure l'ultimo cambio con Gommelt che rileva Benalì. All'88esimo uno scatto di Han sul rilancio di Sgarbi, si alza la bandierina del fuorigioco. Cross basso di Falzerano all'89esimo dalla destra, Han non arriva alla deviazione per pochi centimetri. Corner per il Perugia, vengono decretati 5 minuti di recupero, siamo al 90esimo, si gioca il primo dei 5 minuti concessi dall'arbitro. Sugli sviluppi nulla di fatto del corner per la squadra ospite. Al 92esimo Gommert gioca un pallone nella metà campo ospite facendo scorrere il cronometro. Sadik al 93esimo in un'incursione calcia di potenza ma non inquadra la porta da ottima posizione. Al 94esimo cross di Falzerano, l'uscita sicura di Cordaz. Al 95esimo l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi e registra il risultato sul 2-0 per la squadra dei padroni di casa. Il Crotone continua la propria striscia positiva, batte il Perugia con i gol di Simi
nel primo tempo, al 35esimo e all'81esimo nel secondo tempo di Andrea Barberis. Padroni di casa che salgono a quota 33 lasciano virtualmente la zona retrocessione, gli ospiti restano fermi a quota 44 punti in zona playoff. Ed è tutto per quanto riguarda i commenti di questa partita che vede continuare questa striscia positiva che dura da più partite per il Crotone, dal Palermo, passando anche per il Brescia, il pareggio quasi scandaloso, ma meglio che sia andata a finire così, rimediato allo stadio di Padova, e poi la vittoria contro il Carpi, il pareggio interno contro il Lecce, e certamente anche le incursioni di Simi che fanno male e che portano praticamente la sua quota reti a due cifre, con oggi a quota 12 reti in campionato, con certamente il titolo di cannoniere ufficiale del Crotone. Le marcature si aprono dunque al 35esimo, ricordavamo, con un assist di Ahmed Ben Ali, che Nwankwo Simi di piatto destro non si fa sfuggire come occasione, spiazzando il portiere Gabriel all'81esimo, e Andrea Barberis su assist dello stesso Nwankwo Simi che raddoppia. Dunque, con questa situazione, il Crotone, abbiamo detto, che sale a quota 33 punti, si porta a ridosso praticamente di Cosenza e Salernitana. Il Cosenza che gioca domani contro il Lecce, e la Salernitana che ha perso la partita di oggi per 2-1. E con questo commento sul circuito Spreaker di RDA Radio 1, Radio Stap, Radio Ballerina One e tutte le altre emittenti aderenti al circuito che replicano i cicli di trasmissione di M91 qui, soprattutto questa M91 qui Crotone, post Crotone 2 Perugia 0, terminano i commenti di questa 31esima giornata di Serie B, che vedono dunque il Crotone vincere e continuando la sua serie positiva per 2-0, e vedere sempre più da vicino la salvezza. Prossimo appuntamento dunque, 32esima giornata, che sarà giocata domenica 7 aprile. L'impegno del Crotone sarà alla San Vito Marulla con il Cosenza. Le ostilità del campionato si aprono con l'anticipo di venerdì 5 aprile alle 21 tra Brescia e Venezia. Poi saranno giocate sabato 6 aprile dalle 15 Cittadella Livorno, Carpi Padova, Foggia Spezia, alle 18 Perugia Benevento, e poi domenica alle ore 15 Cremonese Lecce, Ascoli Pescara, e alle 21 di domenica Cosenza Crotone. Terminerà il turno la partita di lunedì 8 aprile alle 21 tra Palermo e Verona.
Ripetiamo dunque la classifica in virtù dei risultati delle partite finora giocate, in attesa di Lecce Cosenza e Palermo Pescara: Brescia 54, Lecce 51, Palermo 50, Verona 48, Benevento 47, Pescara 45, Perugia 44, Spezia 43, Cittadella 42, Ascoli 36, Cremonese, Cosenza e Salernitana quota 35, Crotone 33, Livorno e Venezia quota 30, Foggia 27, Padova 24. In chiusura di classifica il Carpi, che ha perso anche oggi dopo aver perso anche contro il Crotone, per a quota 22 punti. Allora, ripetiamo dunque, il Carpi ha perso alla Vigorito di Benevento per 3-1. Ripetiamo anche i risultati di questo turno: esattamente Padova 1, Ascoli 2, Verona 2, Brescia 2, Benevento 3, Carpi 1, Venezia Cittadella 1-1, Livorno Cremonese 1-3, Crotone 2, Perugia 0, Spezia 2, Salernitana 1. Saranno giocate domani Lecce Cosenza e Pescara Palermo. È tutto. Buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano per RDA Radio 1 e la diretta del post Crotone 2 Perugia 0. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Dopo Ma il cielo è sempre più blu, l'inno del Crotone Calcio inserita dallo speaker Giovanni Monti. Che ci regala.